Studiamo le proprietà della forza d'attrito. Distinguiamo l'attrito radente, volvente e viscoso. Radente è l'attrito che agisce su un oggetto che striscia su un piano. Volvente, l'attrito che agisce su un oggetto che rotola su un piano, tipo questo carrello con le ruote. Viscoso, l'attrito che agisce su un oggetto che si muove in un fluido. Fluido vuol dire un liquido o un gas. Per esempio una macchina che corre per strada a grande velocità, quindi subisce l'attrito dell'aria, oppure un siluro sott'acqua che subisce l'attrito dell'acqua. Confrontando invece l'attrito radente e quello volvente è minore dell'attrito radente. Infatti l'invenzione della ruota è stata una delle principali scoperte dell'uomo, perché la ruota riduce moltissimo il valore dell'attrito. Noi approfondiremo soprattutto l'attrito radente, che si divide in statico e dinamico. Statico è l'attrito che agisce su un oggetto appoggiato su un piano, ma l'oggetto è fermo. Dinamico invece è l'attrito radente che agisce su un oggetto che striscia su un piano, ma l'oggetto si muove. Quindi se l'oggetto si muove è l'attrito radente dinamico, se l'oggetto sta fermo è statico. E si può verificare anche sperimentalmente che l'attrito dinamico è leggermente minore di quello statico. Per esempio, se vogliamo spostare un armadio pesante è più difficile sbloccarlo, nel senso che dobbiamo fare una maggiore forza per sbloccarlo da fermo piuttosto che mantenerlo in movimento. Una volta che è stato sbloccato l'armadio, poi mantenerlo in movimento richiede un po' meno forza. Questo perché l'attrito dinamico con l'armadio che si muove è un po' minore. Abbiamo detto che l'attrito volvente è minore di quello radente e questi due tipi di attrito, radente e volvente, non dipendono dalla velocità dell'oggetto. Quindi se l'oggetto va veloce o piano, comunque queste forze d'attrito non cambiano grosso modo, rimangono costanti. Invece l'attrito viscoso cresce con la velocità dell'oggetto. Se l'oggetto va più veloce all'interno del fluido, la forza d'attrito è più grande. Di solito la forza d'attrito è proporzionale alla velocità, quindi se la velocità dell'oggetto raddoppia, raddoppia anche la forza d'attrito che subisce. Se l'oggetto va molto veloce, l'intensità della forza d'attrito è proporzionale alla velocità al quadrato. Ora approfondiamo le proprietà dell'attrito radente. Abbiamo detto si distingue in statico e dinamico. Statico se l'oggetto è fermo, dinamico se si muove. Questo è l'oggetto fermo che è appoggiato su un piano e qui l'attrito statico su di lui è un po' maggiore rispetto al caso in cui l'oggetto si muova. È l'esempio dell'armadio che abbiamo fatto prima. L'attrito statico è un po' maggiore di quello dinamico perché quando l'oggetto è fermo, tra le superfici a contatto si creano dei legami elettrostatici. Quando invece l'oggetto è in movimento, questi legami elettrostatici si rompono e si riformano continuamente e quindi l'attrito è un pochettino minore. Ora vediamo in questo esperimento simulato come si comportano l'attrito statico e l'attrito dinamico. Qui immagino di non tirare con nessuna forza l'oggetto che è appoggiato sul piano. Allora l'attrito non ha bisogno di intervenire. Forza d'attrito statico, statico perché l'oggetto è fermo. Se io comincio a tirare, per esempio con una corda, tiro l'oggetto verso destra con una forza esterna che faccio io, per esempio di 6 N, la forza d'attrito statico interviene a mantenere fermo l'oggetto. Se l'attrito statico riesce a raggiungere i 6 newton di forza, allora esercita quei 6 newton che annullano la forza che faccio io e quindi l'oggetto è sottoposto a due forze uguali e contrarie, si annullano, la forza totale diventa 0 e l'oggetto rimane fermo. Diciamo che l'attrito possa arrivare, per esempio, fino a un massimo di 10 newton, forza d'attrito statico massima. Allora, se io supero i 10 newton con la mia forza, metterò in movimento l'oggetto. 10 newton si chiama anche forza di distacco o forza di primo distacco, cioè è la forza minima che bisogna esercitare per sbloccare l'oggetto e quindi vincere il massimo attrito statico. Superata la forza di distacco, per esempio se io tiro con 11, 12, 15 newton, l'attrito, cioè il mattone si muove e l'attrito smette di essere statico. Diventa l'attrito dinamico perché adesso il mattone è in movimento
l'attrito dinamico abbiamo detto che è un po' minore di quello statico. Quindi se l'attrito statico al massimo poteva arrivare in questo esempio a 10 newton, l'attrito dinamico per esempio sarà di 9 newton. Quindi è scritto qua l'attrito dinamico, la forza d'attrito dinamico è minore, leggermente minore, della forza di attrito statico massima, cioè 9 newton è leggermente minore di 10 newton. Inoltre l'attrito dinamico non ha il valore max. Max è un concetto che si applica solo all'attrito statico. Infatti l'attrito statico fa come gli studenti. Intanto fa sempre una forza contraria a quella che facciamo noi perché vuole mantenere fermo l'oggetto. Quindi l'obiettivo dell'attrito è sempre quello di rallentare, impedire il movimento e trattenere l'oggetto, esattamente come fanno gli studenti, rallentano, ostacolano, impediscono il normale svolgimento dell'attività didattica. Inoltre, la seconda analogia con gli studenti è che l'attrito fa sempre il minimo indispensabile. Per esempio qua, all'attrito non è richiesto di esercitare nessuna forza, anche se in realtà può arrivare fino a un massimo di 10 newton, l'attrito non fa niente, perché la forza esterna non c'è. Se la forza esterna è per esempio di 6 newton, l'attrito fa il minimo indispensabile, non fa 10 newton e ne fa solo 6. L'attrito è chiamato a dare il massimo, 10 newton, soltanto quando noi esercitiamo la forza di distacco, 10 newton. Questo è logico perché se l'attrito esercitasse sempre il suo valore massimo, avremmo una situazione assurda, cioè noi per esempio tiriamo con 6 newton a destra, ma l'attrito fa 10 newton e quindi malgrado noi lo tiriamo a destra l'oggetto si sposta a sinistra, che è una cosa mai vista, è una cosa impossibile. Questo perché appunto l'attrito non fa mai il valore massimo a meno che non è costretto. Se può fare il minimo indispensabile farà il minimo indispensabile come gli studenti, il minimo indispensabile per tener fermo l'oggetto. L'ultimo disegno si riferisce al caso in cui, dopo aver superato la forza di distacco, per esempio tiriamo con 15 newton, l'oggetto si muove, l'attrito abbiamo detto diventa dinamico, 9 newton, ecco, dopo aver superato la forza di distacco noi riduciamo la forza con cui tiriamo l'oggetto in modo tale da farla diventare uguale all'attrito dinamico, quindi noi riduciamo la forza con cui tiriamo a 9 newton. A questo punto 9 newton ne tiriamo noi, 9 newton è la forza d'attrito dinamico, queste due forze si annullano e l'oggetto procede a velocità costante, non si ferma, procede a velocità costante. Questo perché abbiamo visto in un video precedente che l'effetto delle forze è modificare la velocità degli oggetti. Qui in pratica è come se non ci fosse nessuna forza applicata perché le due forze si annullano una con l'altra, quindi la forza totale che agisce su questo oggetto è zero, quindi non essendoci nessuna forza netta non cambia la velocità dell'oggetto, quindi l'oggetto mantiene la velocità costante, si chiama anche principio di inerzia, in assenza di forze applicate oppure con una forza totale nulla come in questo caso l'oggetto mantiene la sua velocità senza modificarla.